Signore e signori, buonasera e benvenuti a questo appuntamento con il convegno ESG tra necessità e opportunità, che è un'iniziativa promossa dalla Banca di Credito Cooperativo di Fano nell'ambito del filone Banca e Sostenibilità, per approfondire quello che da luglio del 2024 diventerà un obbligo per tutte le aziende con determinate dimensioni e caratteristiche, dopo vedremo anche quali. È un convegno che parla appunto del rispetto di tutti questi parametri di sostenibilità, che tra le altre cose saranno fondamentali anche per l'accesso al credito. Ne parleremo insieme ai nostri ospiti, che ringrazio sin da ora per la loro disponibilità. Il preciso ruolo della banca nell'evoluzione che sta coinvolgendo il modo di condurre un'impresa al presente e in un vicino futuro è stato sviluppato dal direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di Fano, Giacomo Falcioni, che ha offerto il sostegno dell'istituto a tutte quelle aziende che vorranno competere sul mercato in uno scenario in forte evoluzione. Direttore, come nasce l'esigenza e l'idea di questo convegno? Il tema della sostenibilità è un tema di forte attualità. Per quanto riguarda la BCC di Fano, è un tema ormai da statuto, perché definirei BCC Fano un'impresa a responsabilità sociale già dallo statuto, perché il nostro statuto, tra i tanti principi di operatività bancaria e di socialità, ha l'obiettivo di promuovere la crescita responsabile e sostenibile del territorio in tutte le sue componenti, dall'ambiente, dal sociale, dalla governance e direi anche in maniera armonica. Questo riusciamo a ottenerlo solo se mettiamo al centro di tutte le tematiche la persona in maniera trasversale, perché altrimenti si rischia di enfatizzare un singolo elemento ma si perde la visione d'insieme. Quindi crescita sostenibile nella pianificazione strategica della banca, nella pianificazione operativa, è un elemento fondamentale per ottenere quello che è l'obiettivo principale, non è il profitto di breve ma la creazione di valore nel tempo. Questo vuol dire che le ditte che si servono della banca avranno un servizio di consulenza in più per uniformarsi a questo principio? Direi un percorso di accompagnamento, formazione. Questo convegno è sicuramente un momento importante di formazione ma anche di confronto tra diverse realtà anche eccellenti che hanno già intrapreso questa strada, che riguarda anche l'aspetto della comunicazione, il bilancio di sostenibilità, comunicare le proprie azioni al territorio e ai propri stakeholders. L'importante in tutta la filiera anche delle piccole e medie imprese accompagnarli nella crescita di questa cultura per poi comunicarla e renderla fattor comune, altrimenti una crescita, se non è sostenibile, non si può definire vera crescita. Quindi, direttore, da un concetto di massimo profitto si passa a qualcosa di diverso. Si parla di sviluppo sostenibile, di creazione di valore, appunto, che è qualcosa in più del profitto di breve, che è importante per alimentare anche dal punto di vista economico le risorse per poter raggiungere obiettivi di medio e lungo termine, ma è come guardare un po' con la testa un po' in avanti, con la testa alta, guardare al futuro, consegnare alle nuove generazioni un mondo migliore di crescita, ma senza aver creato problemi al territorio. Al convegno assente il sindaco per una trasferta a Spalato in qualità di presidente delle città ionico-adriatiche, ha rivolto all'assemblea i saluti istituzionali l'assessore all'ambiente Cora Fattori. Un'iniziativa molto importante è quella oggi promossa dalla BCC di Fano, perché parla di sostenibilità che riguarda l'ambiente, il sociale e i diritti. In tutto questo l'amministrazione non può mancare, già da anni sta portando avanti, a cominciare dal progetto di efficientamento energetico fino a proseguire, una politica che punta a questo. È un percorso, non si fanno rivoluzioni, è un percorso che va fatto con costanza, con coerenza, capendo bene quali sono i punti da cui partire. E come diceva la relatrice prima, si parte dalla formazione, dalla sensibilizzazione, poi si attraversano iniziative ben determinate, precise, di efficientamento ambientali e non solo, fino poi ad arrivare alla messa a sistema di tutto quello che è una strategia ambientale e culturale che dovrà coinvolgere dall'amministrazione alle banche alle imprese. C'è la possiamo fare, soprattutto se ci sono iniziative come questa, per la quale ringraziamo la BCC ed è un piacere vedere tante imprese presenti. Ad illustrare il concetto di sostenibilità e le sue applicazioni concrete nel mondo dell'economia è intervenuta anche la professoressa Stella Gubelli, docente dell'Università Cattolica di Milano.
Tra le relatrici c'è anche la professoressa Stella Gubelli dell'Università Cattolica di Milano. Sostenibilità non è più solo un termine di moda, è un termine che è entrato a pieno diritto nella conduzione delle imprese. Ecco, come viene articolato questo nuovo concetto? Sì, sostenibilità non è per fortuna un concetto di moda, ma è un percorso che l'azienda deve fare per integrare all'interno delle proprie attività, quindi il proprio business, continuando a fare il mestiere, il presidio di tre dimensioni fondamentali: il presidio della dimensione sociale, il presidio della dimensione ambientale, il presidio della dimensione di governance, quindi l'organizzazione interna rivolta anche alla trasparenza nei confronti degli stakeholder. Non a caso ho parlato prima di dimensione sociale e poi di dimensione ambientale, perché spesso sostenibilità è associato al concetto di green, di verde, di ambiente, ma sostenibilità non è solo ambiente, è anche attenzione ai propri portatori di interesse sociale, quindi fornitori, clienti, dipendenti e la comunità locale, quindi le persone che vivono e convivono all'interno del territorio in cui l'azienda opera. Sostenibilità è anche un concetto economico. Assolutamente sì, sempre più la sostenibilità e quindi il presidio della dimensione sociale, ambientale e di governance è condizione imprescindibile per la sostenibilità aziendale e economica, perché sempre più ci sono degli interlocutori di business, quindi per esempio il mondo bancario, il mondo degli investitori, il mondo dei clienti industriali, che chiede all'azienda di dimostrare di essere sostenibile. Se l'azienda riesce a dimostrare di essere sostenibile, avvantaggia il business garantendone anche la capacità di perdurare nel tempo, quindi la sostenibilità aziendale. Professoressa, veniamo anche nel nostro territorio. Tessuto marchigiano, il comprensorio soprattutto dove opera la banca di credito cooperativo, ovvero Fanus Senigallia, è molto ricco di piccole e medie imprese. Dunque, nell'immediato ancora non c'è l'obbligo di utilizzare questo concetto, però insomma ce n'è l'opportunità. Non c'è un obbligo stretto di comunicare sui temi di sostenibilità, ovvero di rendicontare, che invece è un obbligo che coinvolge le grandi aziende, ma c'è una necessità da parte dell'azienda di strutturare dei percorsi, perché come dicevo sempre più all'azienda, anche piccola, piccolissima, che è inserita nelle filiere produttive, viene richiesto per esempio dal cliente finale, dal cliente aziendale, la capacità di dimostrare di essere sostenibili. Quindi certamente sono aziende meno sollecitate rispetto alle grandi aziende, sono meno sollecitate rispetto alle grandi aziende a valle delle filiere produttive, ma una sollecitazione importante c'è e a questo punto è necessario che venga colta. Ecco, spesso si usano termini inglesi per esprimere questi nuovi concetti, ma per far conoscere al grosso pubblico, insomma al pubblico normale, questi nuovi obiettivi delle imprese, il greenwashing. Che cosa significa e quando un'azienda è veramente verde? Allora, parto da questo: un'azienda che abbia integrato in maniera autentica la sostenibilità nella propria attività aziendale tendenzialmente dovrebbe partire da un'attività di definizione di obiettivi strategici, azioni collegate, monitoraggio e rendicontazione. Quando subentra il greenwashing? Quando l'azienda non fa tutti questi passaggi e ha la tentazione di sfruttare i concetti di sostenibilità per migliorare la propria reputazione aziendale. Quindi greenwashing è comunicazione non corretta, non fondata su informazioni solide, che spesso viene promossa da aziende che dimenticano che dietro, diciamo, la comunicazione c'è tutta una serie di attività che vanno spinte. Per fortuna si sta anche normando, si sta cercando comunque di controllare questi atteggiamenti opportunistici da parte delle aziende, perché per esempio in fase di discussione a livello europeo una direttiva sul greenwashing, quindi proprio sulla comunicazione non corretta di dimensione ambientale, che certamente metterà più ordine in questo ambito. E cosa consiglia un giovane che inizia la sua impresa con una startup? Allora, i giovani start-upper in realtà, dalle nostre ricerche, anche dal nostro, diciamo, dalle nostre esperienze concrete, sono quelli che più sono convintamente sostenibili. Quindi io spesso parlo di giovani che sono non solo nativi digitali ma anche nativi sostenibili. Quindi vediamo che proprio il fenomeno degli start-upper è un fenomeno strettamente collegato alla sostenibilità. Quindi quello che è necessario che anche loro facciano, non accontentarsi del dire l'azienda
ha un DNA sostenibile, sostenibile perché ha un business sostenibile, ma anche loro lavorare perché si vada ad attivare un percorso che sia dimostrabile e che produca dei risultati effettivi. Quindi anche lì concretezza e un impegno intenzionale, proprio intenzionale nel senso di ci devo mettere il mio impegno, le mie risorse, i miei investimenti e la mia anche buona volontà. Siamo subito al podio la dottoressa Felicita De Marco, che è responsabile Group Sustainability and ESG Strategy Creabank S.p.A., che approfondirà il tema ESG, un nuovo approccio al fare impresa e il supporto del gruppo BCC Icrea. Che ruolo gioca la comunità nel processo della sostenibilità? Si potrebbe tendere alla nascita di veri e propri distretti ESG? E quali i vantaggi tangibili, dottoressa, per il territorio? La sostenibilità è davvero la grande trasformazione del nostro tempo. Qualcuno la definisce la quarta rivoluzione industriale ed è una trasformazione complessa che richiede tempo, risorse finanziarie, visione manageriale. È per questo che è una trasformazione che non può essere attuata da soli, né dall'impresa né dal sistema bancario, ma occorre appunto che all'interno della comunità si creino dei distretti, quindi che i vari attori che operano all'interno della comunità facciano squadra in qualche modo per agire lungo il processo di trasformazione sostenibile. In questo contesto chiaramente le banche di credito cooperativo in generale, il sistema bancario, ma ancora di più le banche di credito cooperativo in funzione della loro storia, possono svolgere un ruolo fondamentale per incentivare all'interno della comunità il pensiero sostenibile e quindi fare in modo che facendo convergere tutte le azioni in campo la trasformazione sostenibile possa davvero attuarsi. Per le imprese del territorio l'attivazione di questo percorso può essere a mio avviso davvero solo un vantaggio, una opportunità. È chiaro che occorre tempo e occorrono risorse finanziarie, ma c'è un costo del fare, ma soprattutto un costo del non fare. Quindi per la comunità la trasformazione sostenibile dal mio punto di vista è davvero un vantaggio, un'opportunità per mantenere posizionamento strategico, per cogliere nuove quote di mercato. È un tema a cui non si può e non si deve rinunciare, ma verso il quale davvero attraverso visione, attraverso impegno bisogna tendere. Sostenibilità è un concetto che si intona benissimo con quello di cooperazione, di cui appunto la banca di credito cooperativo è un portabandiera. Ma come si attua concretamente questo con il rapporto tra Icrea e la banca di credito cooperativo di Fano? Allora, è chiaro che da un po' di anni non si fa che parlare davvero di sostenibilità, la sostenibilità è diventata la parola più usata anche insomma, nell'azione mediatica, ma la sostenibilità non nasce, non è un concetto recente e le banche di credito cooperativo hanno nel loro DNA il concetto di sostenibilità. Basti pensare che le banche di credito cooperativo esistono da più di 100 anni e nel loro statuto, all'articolo 2, proprio da più di 100 anni, c'è il richiamo allo sviluppo sostenibile del territorio. Ciò detto è anche utile rappresentare tuttavia che oggi la sostenibilità è qualcosa di profondamente diverso dal passato e quindi tutte le banche, anche le banche di credito cooperativo e soprattutto le banche di credito cooperativo in ragione del loro collegamento con il territorio e con le imprese e con i privati che operano in quel territorio hanno un ruolo chiave in questa trasformazione. La stessa Banca d'Italia definisce il ruolo delle banche di credito cooperativo come prezioso nel contesto della trasformazione sostenibile in ragione del loro contatto quotidiano con la clientela. Cosa stanno facendo le banche di credito cooperativo in questo momento? Primariamente due azioni. Una primariamente è quella di consapevolezza, conoscenza, perché senza conoscenza non c'è azione, non c'è trasformazione sostenibile. Secondo, stiamo introducendo nell'azione di finanziamento sempre di più la questione ESG, anche introducendo, attivando dei prodotti di finanziamento che sono davvero coerenti con la trasformazione sostenibile, avranno anche un pricing interessante per i clienti proprio con il fine di incentivare e agevolare questo processo trasformativo. Lei ritiene che la rete delle banche di credito cooperativo che si riconoscono poi nell'Icrea possono avere un punto in più per far valere questo nuovo concetto?
Io credo che davvero che le banche di credito cooperativo abbiano una responsabilità in più, perché operano quotidianamente a contatto con i clienti e soprattutto perché la loro clientela è costituita prevalentemente, se non esclusivamente, da piccole e medie imprese, in moltissimi casi da microimprese, che seppur non attratte direttamente dai nuovi plessi normativi, lo sono in realtà indirettamente e quindi hanno bisogno di una maggiore forza in ottica di conoscenza, accompagnamento e supporto, perché non hanno al loro interno le risorse finanziarie ma anche le risorse professionali funzionali a poter agire indipendentemente e autonomamente nel contesto della trasformazione sostenibile. Quindi il ruolo di supporto che storicamente le banche di credito cooperativo hanno svolto e continuano a svolgere verso la clientela assume nel contesto di questa trasformazione una rilevanza ancora più elevata. Sta sempre più consolidando, con la quale dovremo fare i conti tutti, e non prima o poi, ma direi subito. Vice direttore, il termine ESG appare a grandi lettere nell'organizzazione del convegno organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo qui al Teatro della Fortuna. Che cosa significa in realtà? ESG è un acronimo inglese che in italiano significa ambiente, sociale e governance. È un tema di grande interesse, è un tema che oggi riguarda tutti, è un tema che tutti quanti dobbiamo affrontare, in modo particolare oggi le imprese che devono per forza di cose affrontare il tema della sostenibilità, il tema di adeguarsi a un principio che oggi è dettato non solo da loro ma anche dai consumatori. Ebbene, la sostenibilità quindi diventa una sfida sia per il presente che per il futuro. Assolutamente, una sfida soprattutto per il presente, perché come dicevo prima tutti quanti si devono ormai adeguare al tema della sostenibilità. Ricordo anche che le BCC, la BCC di Fano, ma tutte le BCC, tutto il movimento del credito cooperativo hanno anche un grande valore in termini di sostenibilità col fatto di reimpiegare direttamente nel territorio quella che è la raccolta, quindi la ricchezza delle famiglie diventa investimenti che fanno le imprese a favore e a benessere di tutti. Vice direttore, in sostanza per il socio della banca cosa cambia? Ma cambia innanzitutto che noi in questo momento riusciamo a dare dei servizi che hanno sicuramente un aspetto di elevata e grande sostenibilità. Col gruppo bancario ad oggi poi riusciremo anche a mettere in condizioni i nostri soci e clienti di poter assolutamente fare tutte operazioni di intervento, di riqualificazione del loro ambiente di lavoro e della loro impresa. Una delle prime imprese del territorio che ha adottato il principio della sostenibilità è stata la Tecfem, l'azienda della zona industriale di Bellocchi, che si è distinta per diverse iniziative di carattere sociale e culturale nel territorio. Federico Ferrini, la Tecfem è stata sempre una apripista. Come intende sviluppare questo nuovo concetto della sostenibilità nell'azienda? Ma apripista, sì, innovativi, sì, sempre, questo è il DNA, è il carattere fondante di TEF, quindi lo interpretiamo anche in queste nuove modalità di governance dell'azienda. La sostenibilità la interpretiamo proprio in questo modo, proprio come uno degli strumenti utili a portare, a traghettare l'azienda verso il futuro. Ma diciamo che la interpretiamo in maniera anche abbastanza semplice, perché il DNA di TEF è sempre stato di sostenibilità, sempre attenzione alle persone, attenzione alla sicurezza, alla salute e all'ambiente. Quindi per noi è stato abbastanza naturale andare in una direzione di rendicontazione e quindi anche di redazione del bilancio di sostenibilità. Ecco, lei ha portato la sua testimonianza qui al convegno della Banca di Credito Cooperativo, ce ne può fare un piccolo assunto? Ma sì, di fatto 2022 coincide con il secondo anno di rendicontazione, quindi bilancio di sostenibilità di Tecfem. Siamo riusciti anche a portare a certificazione il bilancio, quindi un ente terzo lo ha esaminato e ci ha dato il suo sigillo di garanzia. Però come secondo anno naturalmente è l'anno anche della misurazione. Dobbiamo vedere appunto gli obiettivi che ci siamo dati nell'anno precedente, come sono andati. E sono andati piuttosto bene, perché l'80% sono stati raggiunti, alcuni dell'anno successivo li abbiamo anticipati, quindi il bilancio è molto positivo, pur essendo appunto la prima in assoluto di Tecfem con questo sistema di gestione. In seguito è intervenuto anche Stefano Fioretti, manager della Profilglass. Per noi è normale, nella nostra strategia di business, nella nostra strategia industriale, parlare di efficientamento energetico
e tecniche per ridurre l'impatto ambientale dei nostri processi industriali. Un'altra cosa importante, si diceva prima, commentando i vari step, no, di consapevolezza di un'azienda verso la sostenibilità, è quello di non essere da soli. Quindi noi come Profilgas abbiamo aderito già da qualche anno ad un'associazione europea, che è la European Aluminium Association, che a livello di 30 paesi europei mette insieme 600 impianti di produzione più o meno grandi come noi. È un modo per fare rete, per condividere best practice e soprattutto per allinearci e condividere le pratiche in ambito industriale di sostenibilità, perché poi questa associazione ha tracciato una sua roadmap che ricalca di nuovo, spesso anticipato, le scadenze imposte dalle normative. Parlando di sostenibilità e di persone, un'altra parola chiave che ho visto citare è il capitale umano. Quindi come Profilgas abbiamo adottato un codice etico e una carta dei valori. 5 valori che vedete scritti là, di cui la sostenibilità di nuovo è uno di quelli. E questo è un po' l'identikit del nostro collaboratore tipo, ok? Sono i valori imprescindibili su cui cerchiamo di basare l'assunzione, il recruiting e poi lo sviluppo delle competenze all'interno delle nostre squadre. In Profilgas lavorare significa soprattutto fare squadra, quindi abbiamo fortemente a cuore lo sviluppo dei percorsi di crescita, la gestione dei talenti, delle carriere, e investiamo nelle competenze hard e soft, che sono sempre più strategiche. Nell'ultima parte del convegno si è svolta una tavola rotonda con i protagonisti della giornata, ai quali il pubblico ha avuto la possibilità di rivolgere domande. Li ringrazio veramente tutti per la loro disponibilità, la completezza delle relazioni. Credo sia stato un momento davvero molto interessante. Avremo poi occasione ancora di approfondire queste tematiche. Un ringraziamento ovviamente ai vertici BCC Fano, il direttore generale Giacomo Falcioni, il presidente Romualdo Rondina, il vicepresidente Luciano Radici, il CDA, i relatori, la responsabile soci territorio e sostenibilità BCC Fano, Manuela Santi, qui davanti, davvero molto brava, la responsabile relazioni esterne BCC Fano, Monica Puccillo, con le quali sono state seguite tutte le fasi organizzative, e tutti i dipendenti della banca che sono stati veramente a completa disposizione per la riuscita dell'evento. Chi desiderasse ricevere informazioni sulla piattaforma CRIF ISG può contattare l'ufficio ISG di Fano, della banca ovviamente, con la mail territorio.es sg@fano.bcc.it. Grazie e buona serata.